Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Nel video di oggi voglio condividere con voi quei trucchi casalinghi che sono stati sperimentati da me, che mi trovo molto bene e soprattutto che sono validi tutti quanti. Su questo canale vengono pubblicati spesso i trucchi casalinghi e se ti piace questa tipologia di video non dimenticarti di iscriverti al mio canale. Io parto con i miei trucchetti e alla fine sarete voi a decidere. Ho sperimentato tanti modi come conservare l'aglio, ma questo è il migliore in assoluto, provalo e ti assicuro che ti ricorderai sempre di me. Abbiamo bisogno di una cesta, questa è quella per che facciamo il primo sale o la ricotta. A proposito, se vuoi vedere anche come si fa il primo sale e la ricotta, dai un'occhiata sul mio canale. Prendo questa cesta e la taglio a dimensioni che mi serve. Io l'ho usata perché l'avevo in casa. Voi se non l'avete, non bisogna comprarla, riuscirete a fare anche senza. Ma io vi faccio vedere come lo conservo io. Ho tagliato la dimensione che mi serve, prendo un contenitore, quello che avete voi, o in plastica o in vetro, ho messo un po' di bicarbonato, però ho messo anche un tovagliolo che così assorbe ancora di più l'umidità. E per tenere distaccato ho messo anche questi rotondi che si usano per le conserve. Mettiamo l'aglio direttamente nella cesta, potete usare anche l'aglio già pulito. Chiudiamo bene con il coperchio e va conservato in frigo. È sicuro che ogni volta che andrete a prendere il vostro aglio, il cattivo odore è proprio zero. Ecco, sarà un profumo molto fresco e piacevole, perché il bicarbonato è in grado di assorbire i cattivi odori e neutralizzare le muffe e l'umidità. Potete fare stessa cosa anche ad esempio con l'erba cipollina, con la cipolla verde, insomma tutte quelle verdure che magari hanno un odore più pesante e più forte. E poi basta scegliere il contenitore in base a quello che voi avete. Questo trucchetto è per chi come me ama le cose molto particolari e soprattutto chi verrà servito si domanderà: ma che cos'era? Prendiamo la cannella, la bruciamo, mettiamo i nostri bicchieri sopra che assorbe questo fumo. Quando noi mettiamo il nostro ghiaccio, le nostre bevande, ecco, chi assaggerà si farà il punto di domanda e sentirà qualcosa di molto diverso e molto particolare. Provate. Tutti noi amiamo di avere le mani curate, ma non tutti abbiamo la pazienza di fare vari scrub, vari trattamenti, e ci sono delle persone che non sopportano la crema sulle mani. Il mio trucchetto è questo: prima di pulire la casa mi metto un po' di burro di cocco sulle mani, dopo mi metto i miei guanti e pulisco la casa. In questo modo, mentre noi puliamo la nostra casa, ci prendiamo cura anche delle nostre mani. Si ammorbidiscono, si idratano e quando è finito di pulire anche le nostre mani sono belle idratate e curate. Penso che l'80% delle famiglie, delle mamme soprattutto, fanno dei pancake, però comunque ti fa perdere il tempo, giusto? Non condivido con voi la ricetta, non c'è niente di speciale, di particolare, semplicemente una ricetta semplice di pancake. Però faccio questo: quando facciamo il pancake e comunque dobbiamo aspettare quei mezz'ora che stanno in frigo, io l'impasto di pancake, quello che avanza, o faccio leggermente qualcosa in più, allora li congelo in queste forme in silicone. Dopo, quando volete fare la colazione voi o vostri figli, o soprattutto la merenda, ecco, io prendo dal congelatore questi in silicone e prendo uno o due, quello che mi serve, e li metto direttamente nel forno, o potete anche farli prima scongelare, come volete, come avete il tempo. Poi loro noto 10 minuti sono pronti. È una soluzione molto comoda, così quando vi chiede la merenda basta mettere in forno e saprete che è già pronto, l'impasto è già fatto. Poi potete anche portare, cioè dare a scuola per la merenda, che loro comunque rimangono morbidi e soffici, il bambino la mangia volentieri. Poi giustamente per abbellire e soprattutto per fare questa merenda molto più piacevole basta aggiungere un po' di frutti, quelli che il vostro bambino ama, mettiamo poi non so il cioccolato sopra o il miele, un po' di qualcosa, io ho messo ad esempio qua un fiore commestibile giusto così per giocare con la fantasia. Thank you.
Capita spesso che compriamo i sacchetti o di popcorn o riso o lenticchie, quelle cose che li usiamo raramente. Ad esempio il popcorn lo faccio una volta e poi magari passano anche delle settimane. Per chiudere meglio il sacchetto, prendo un pezzo di carta e con il ferro da stiro lo chiudiamo bene, così anche rimane una specie di sottovuoto e soprattutto la nostra dispensa rimane pulita. Vi faccio vedere come pulisco io la mia lavastoviglie, soprattutto se ha dei brutti odori. Dove c'è il filtro, prendo l'acqua che si è accumulata, mettiamo il bicarbonato e metto anche l'aceto. Lascia che si fa un po' la reazione. So che ci sono delle voci dove non sono d'accordo il bicarbonato con l'aceto, però guardate, io faccio così e io mi trovo bene, non ho odori nella lavastoviglie, faccio così ormai da anni e mi sono sempre trovata bene. Dopo mettiamo anche l'acqua bollente e guardate quanto sporco è uscito dal filtro. Allora, e per pulirla bene metto un po' di bicarbonato dentro e anche acido citrico e faccio un lavaggio. In questo modo ho sempre la lavastoviglie pulita e profumata. Vi lascio il codice sconto di questo mese del mio brand preferito, Avamay. La candela profumata con note di arancio, amara, vaniglia e prosecco. Ha un profumo fruttato e fresco, ti fa subito pensare a un aperitivo estivo con gli amici. È molto importante il profumo della nostra casa. Il profumo è un mezzo di comunicazione forte e ci possiamo aiutare con questi diffusori di Avamay che sono spettacolari. Ci hanno la nota di ananas, crema di cocco e rum e soprattutto sono molto leggere, piacevoli, hanno un design bellissimo e possiamo anche creare una bella atmosfera anche di estate con questa candela favolosa. Il link e il codice sconto te lo lascio nella descrizione del video. La carta da forno la usiamo tutti per i nostri antipasti, quando facciamo le torte, i nostri biscotti, insomma va molto usata in cucina. Avevo condiviso anche un video come mi piace cucinare dentro il salmone, il petto di pollo, perché viene molto più succoso e soprattutto eliminiamo gli odori in casa, cioè c'è meno odori di pesce e quando cuciniamo. A me piace ad esempio molto con la carta da forno usarla per conservare il formaggio, quando compro il salame, perché comunque la carta da forno fa respirare il prodotto ma nello stesso tempo lo mantiene molto protetto. Ad esempio ho provato anche una melanzana, le zucchine che le ho tagliate e ho visto ad esempio questa melanzana, sono passati 3 giorni e lei si è conservata molto bene. Ho detto anche altre volte che ultimamente mi affascinano molto di più questi prodotti trasparenti, tutti questi diffusori o vasi, ad esempio questo spruzzino trasparente per olio, per alimenti, ad esempio si usa tanto per mettere anche l'evo extravergine, io ci ho messo aceto bianco. E possiamo mettere dentro rametti di rosmarino, rametti di timo, di menta, di basilico. Ma io oggi mi concentro di più sulla verbena al limone, perché aiuta a perdere il peso, migliora la digestione, migliora la qualità del sonno, migliora l'immunità e soprattutto ha un profumo molto buono. Metto le foglie di verbena dentro e poi questo diffusore lo tengo in un posto buio per almeno qualche giorno. Poi possiamo fare 2 spruzzi per saporire i nostri piatti. È anche tutto molto più carino in questo modo. Circa un anno fa avevo visto questo trucchetto da una ragazza molto giovane e mi è piaciuto tantissimo. Ad esempio se vogliamo conservare e mettere in frigo una fetta di torta, lo possiamo mettere sul coperchio e dopo il contenitore lo mettiamo sopra. In questo modo, anche se magari la nostra fetta di torta è con la crema decorata, non lo rompiamo quando lo togliamo, ma in questo modo si vede anche più carino. Per che cosa vi può piacere un'idea così? Di solito si usa questo disco struccante per l'olio o addirittura ci sono delle persone che mettono la spugnetta, no? Fanno il buco e per assorbire l'olio, però comunque io penso che il trucchetto più geniale per l'olio e come proteggerlo sono questi diffusori. Basta fare qualche spruzzo, anche soprattutto se avete
quelli all'aria, no? Che cuociono, secondo me è molto comodo. Avevo detto che quando abbiamo le carote morbide basta mettere in acqua per almeno 10-15 minuti e la carota diventa bella croccante per tagliarla e soprattutto cambia anche il gusto molto più buono. Ma questo trucchetto mi ha insegnato una di voi per proteggere le carote. Ogni carota viene messa in un pezzo di tovagliolo di carta e dopo tutto quanto si mette in un sacchetto. È da circa un anno che sto facendo in questo modo e vi dico che passano anche 2 mesi e le carote dentro sono croccanti e fresche. E questo sacchetto va messo in frigo. Adesso con la bella stagione, cosa può essere più confortevole se non bere un succo di cocco fresco? Per fare il buco nel cocco, io faccio questo: con apri bottiglie, pian piano vado a scavare finché faccio un buco. Se vedo che la cannuccia non entra, allora mi avvicino sempre di più, faccio un buco più grande. Così io anche lo metto in frigo e quando voglio mi avvicino al frigo e bevo un po' di succo di cocco bello fresco. Mi piacerebbe molto sapere quale di questi trucchetti ti è piaciuto di più e soprattutto che trucchetti usate voi. Se questo video ti è piaciuto, sostenimi con un commento e con un mi piace. Io vi saluto e a presto. Ciao ciao.